sistemare il video, do la parola a Mori Ovadia. Grazie, mi sentite, sì. Non ho un ritorno. Allora, mi hanno detto i tecnici che se si sta in silenzio mentre si parla parlando ogni ora, si sente benissimo. Il tema è non alzare troppo il volume perché altrimenti ci sarebbero problemi tecnici. Quindi chiederei appunto di stare in silenzio. Va bene, così va bene? Sì. Grazie, io non ho preparato un intervento, non lo faccio mai, perché ci sono persone molto più preparate e competenti per le analisi. Diciamo che il mio è un intervento sentimentale, emotivo, basato anche su un dato personale. Mi sto pericolosamente affacciando sulla soglia dei 70 anni. E per un teatrante vanitoso, è già un problema. Non, secondo me, non c'è più tempo. Secondo me non c'è più tempo. Da troppi anni noi abbiamo fatto discorsi squisiti e raffinati sui ceti sociali che sono il nostro punto di riferimento, che sono il popolo della sinistra. Peccato che la gran parte di loro non ci abbia cagato neanche di striscia. Perché dico che non c'è più tempo, e raccolgo frase celeberrima raccolta da Primo Levi, se non ora quando, vi dirò per la vostra informazione, che viene da un libro del Talmud, perché a volte questa espressione se non ora quando, e dice così: se io non sono per me, allora chi sarà per me? Ma se io sono solo per me, allora io chi sono? Se non ora, quando? Allora, ecco che io ho sentito il vento della novità dalla compagna spagnola di Podemos, che ringrazio dal profondo del cuore. Dobbiamo riprenderci i paesi, noi dobbiamo diventare forza leader, questo è il primo compito. Le modalità bisogna trovarle, le troveremo nel confronto, ma se l'obiettivo è chiaro, e i compagni spagnoli e i compagni greci ce l'hanno mirabilmente indicato, e quando si è trattato di avere l'urgenza necessaria, perché la risposta del paese è stata incredibile, i compagni di Podemos in un anno sono riusciti in quello che sarebbe un miracolo, nel costituire una forza che oggi è data come forza di maggioranza relativa in un paese non facile come la Spagna. Allora, questo è ciò che ci deve tracciare il percorso. C'è un popolo della sinistra che aspetta, da anni aspetta, da anni viene frustrato, da anni viene umiliato. Non possiamo più andare avanti così. Io non so come dobbiamo muoverci, non sono un organizzatore politico, sono un militante, sono un semplice militante, per questo ho accettato la candidatura alla lista per l'altra Europa, solo per fare il mio dovere di militante, perché non ho gli strumenti per fare il politico, forse potrei averceli, ma non mi ci sono dedicato.
però ho la forza e non cederò mai per continuare a militare. Ma qual è il senso della mia militanza? Trasformare questa società, trasformare, come tutti voi volete, questa società in una società di giustizia sociale, non in questa caricatura di democrazia che ha spossessato gli elementi militari per essere forza di trasformazione. Dobbiamo essere forza. Non possiamo avere le idee più belle del mondo, ma se non abbiamo l'organizzazione, la direzione e anche la coesione per trasformare le nostre idee in forza trasformatrice e non in pura testimonianza, non andremo da nessuna parte. Io, hanno ragione i compagni di Podemos a fottersene delle parole destra e sinistra, perché tanto se sei di sinistra lo mostri col tuo programma. Di nuovo la sinistra in programmi, in progetti, in orizzonti, con la centralità posta sui grandi termini della sinistra: formazione, cioè educazione, cultura, società, giustizia. Quelli sono i nostri grandi temi e soprattutto uno che è il motore di tutti i diritti: uguaglianza. Perché anche libertà è una parola vuota se non è pronunciata tra donne e uomini uguali. Allora, io voglio solo dire, sono con voi, con quello che posso dare, con tutta la mia passione e tutte le mie risorse. Però noi abbiamo un dovere verso il nostro popolo prima, perché non possiamo essere autoreferenziali, e oggi abbiamo un nuovo dovere, abbiamo un dovere che non possiamo procrastinare nei confronti dei compagni di Siris e di Podemos, per la loro generosa azione che ha aperto un orizzonte in Europa che prima di loro non avevamo. Ci aspettano, guardano noi, vogliono che anche noi diventiamo una forza come le loro. Non so quanto tempo ci vorrà, so che è urgente e che non abbiamo più tempo. Grazie.